i grandi campioni olimpici. Un ricordo indelebile. Abebe Bikila non è stato solo un campione olimpico, è stato anche il simbolo dell'Africa alla ricerca di un riconoscimento nel periodo in cui il colonialismo volgeva al termine. Nato in Etiopia nel 1932, diventa guardia del corpo del Negus e per arrivare ad Addis Abeba percorre a piedi i 20 chilometri che separano la capitale dal suo villaggio. L'allenatore svedese Niskanen vede in lui un potenziale maratoneta e comincia ad allenarlo. Bikila si aggrega solo all'ultimo momento alla squadra etiope in partenza per i giochi di Roma 60, dove stupisce vincendo la maratona a piedi nudi. Quattro anni dopo a Tokyo bissa l'oro olimpico, nonostante un'operazione di appendicite 40 giorni prima della gara. Non perde la sua voglia di sport neanche dopo un incidente stradale che lo costringe a rimanere paralizzato dal torace in su. Bikila muore a 41 anni per un'emorragia cerebrale.